adesso è in restauro. Nel 1931 era il comandante della terza armata, giustamente, che quando moriva voleva essere sepolto in mezzo ai suoi soldati. Dietro alla tomba del Duca d'Aosta troverete le tombe di 5 generali, 5 medaglie d'oro, reale, Chinotto, Monti, Prelli, Paolini e Riccieri. Malati. Ogni gradone c'è all'incirca 1800 morti, 40.000 morti con nome e cognome. Dove voi leggerete sulla piastra di bronzo nome, cognome e reparto, dentro effettivamente c'è la cassettina di zinco con i resti del defunto. È lungo 100 metri. Margherita Kaiser Parodi. E adesso è in restauro. 1931. Era il comandante della terza armata. Giustamente, che quando moriva voleva essere sepolto in mezzo ai suoi soldati. Dietro alla tomba del Duca d'Aosta troverete le tombe di 5 generali, 5 medaglie d'oro, reale, Chinotto, Monti, Prelli, Paolini e Riccieri. Malati. Ogni gradone c'è all'incirca 1800 morti, 40.000 morti con nome e cognome. Dove voi leggerete sulla piastra di bronzo nome, cognome e reparto, dentro effettivamente c'è la cassettina di zinco con i resti del defunto. È lungo 100 metri. Margherita Kaiser Parodi, che adesso è in restauro. 1931 era il comandante della terza armata, giustamente, che quando moriva voleva essere sepolto in mezzo ai suoi soldati. Dietro alla tomba del Duca d'Aosta troverete le tombe di 5 generali, 5 medaglie d'oro, reale, Chinotto, Monti, Prelli, Paolini e Riccieri. Ogni gradone c'è all'incirca 1800 morti, 40.000 morti con nome e cognome. Dove voi leggerete sulla piastra di bronzo nome, cognome e reparto, dentro effettivamente c'è la cassettina di zinco con i resti del comandante della terza armata. La tomba del Duca d'Aosta troverete le tombe di 5 generali, 5 medaglie d'oro, reale, Chinotto, Monti, Prelli, Paolini e Riccieri. Malati. Ogni gradone c'è all'incirca 1800 morti, 40.000 morti con nome e cognome. Dove voi leggerete sulla piastra di bronzo nome, cognome e reparto, dentro effettivamente c'è la cassettina di zinco con i resti del defunto. È lungo 100 metri. Margherita Kaiser Parodi. Dentro effettivamente c'è la cassettina di zinco con i resti del defunto. È lungo 100 metri. Margherita Kaiser Parodi, sepolto in mezzo ai suoi soldati. Restauro del Duca d'Aosta troverete le tombe di 5 generali, 5 medaglie d'oro, reale, Chinotto, Monti, Prelli, Paolini e Riccieri. Malati. Ogni gradone c'è all'incirca 1800 morti, 40.000 morti con nome e cognome. Dove voi leggerete sulla piastra di bronzo nome e cognome.
Parodi. 3.000 morti con nome e cognome. Dove voi leggerete sulla piastra di bronzo.